circa 200.000 classi in dado. Questa era la previsione fatta ieri, ospite da noi, da Antonello Giannelli. Lucia Azzolina, lei ha diretto il Dicastero dell'Istruzione. Non tutti, a cominciare dai presidi, erano favorevoli a questa ripartenza in presenza per una serie di motivi che abbiamo cercato di spiegare. Secondo lei il governo ha fatto bene a scegliere invece la linea della ripresa in presenza per la scuola? Dice Mario Draghi, se chiudiamo la scuola chiudiamo però tutto il resto. Guardi, io ho sempre apprezzato la ferma convinzione che ha il Presidente del Consiglio di tenere le scuole aperte. È stata la mia battaglia l'anno scorso, spesso condotta in solitudine, e lo è tutt'oggi. Detto ciò, dobbiamo fare anche un discorso intellettualmente onesto. Ci sono delle difficoltà, non si possono assolutamente negare. Il grido di aiuto, se vuole, da parte dei dirigenti scolastici è sacrosanto. Loro stanno chiedendo, lo sentivo anche stamani nella vostra trasmissione, le mascherine FFP2, che tra l'altro il governo ha detto essere obbligatorie in alcune circostanze come da protocollo, quindi io mi aspetto che adesso il governo dia le mascherine FFP2 agli studenti e anche a tutto il personale docente. I dirigenti scolastici stanno dicendo che abbiamo difficoltà per sostituire il personale, ci sono scuole dove manca il 10%, anche il 15% del personale. Bisogna lavorare sul distanziamento, perché il metro di distanza che nel governo Conte 2 era obbligatorio, oggi è solo raccomandato. Io credo che forse la buona volontà, che ribadisco io apprezzo moltissimo, del presidente Draghi si scontra un po' con ciò che effettivamente è stato fatto da questo governo nell'ultimo anno per mettere in sicurezza le nostre scuole. Ecco, Costa, le giro su andare da Giovanna Casadio, perché è una cosa che ha ribadito più volte, mi è sembrato, Giovanna, poi mi aiuterai anche tu se sbaglio, insomma, a questa valutazione. Più volte Mario Draghi ha ribadito nel corso di questa conferenza stampa che il governo sta agendo in maniera diversa dal passato, proprio sulla scuola. Ha detto: noi stiamo governando perché sulla scuola non era stato fatto così in passato. Si è un po' sentita chiamata in causa Azzolina, o comunque è stato chiamato in causa il governo Conte? Io personalmente non mi sono sentita chiamata in causa, perché l'anno scorso, lo ricordate tutti, ho fatto veramente di tutto per tenere le scuole aperte. Anzi, se posso, noi abbiamo anche messo più risorse economiche sulla scuola rispetto all'attuale governo, sia per la riapertura delle scuole a settembre, abbiamo messo 3 miliardi a fronte dei 350 milioni di quest'anno, sia nella scorsa legge di bilancio abbiamo messo altri 3 miliardi e quest'anno ci sono 800 milioni di euro. Non c'è dubbio che quando noi governavamo la scuola non esistevano nemmeno i vaccini, quindi noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo per creare aule in più, ne abbiamo ricavate 40.000, abbiamo messo 70.000 persone in più a lavorare, abbiamo cambiato tutti gli arredi, abbiamo garantito quel metro di distanza anche facendo delle piccole rotazioni, perché sappiamo che uno dei problemi più grossi che abbiamo sono le classi sovraffollate. Io tutto questo tra l'altro lo racconto anche nel mio libro La vita insegna, dove do un atto d'amore nei confronti della scuola che ho sempre amato, che è sempre stata la mia vita, e da ministra ho provato a fare di tutto. Le parole che ha detto ieri Mario Draghi io le condivido. Anch'io l'anno scorso dicevo che i ragazzini dovevano andare a scuola, perché se non andavano a scuola ce li ritrovavamo per strada, perché è chiaro che la scuola in presenza prova ad abbattere i muri, prova ad abbattere le disuguaglianze. La scuola in presenza serve soprattutto ai ragazzini più fragili, quelli che hanno delle famiglie con difficoltà sociali, con difficoltà economiche. Quindi siamo sulla stessa linea con il presidente del Consiglio attuale, ma noi l'anno scorso purtroppo non avevamo nemmeno i vaccini, abbiamo dovuto lavorare senza un manuale d'uso, provando a fare sicuramente del nostro meglio, ovviamente facendo anche degli errori, come umano sia, ma mi creda che abbiamo investito tantissimi soldi, 10 miliardi sulla scuola, e ce l'abbiamo messa veramente tutta. È vero quello che dice Lucia Azzolina, Giovanna, nel senso che l'anno scorso i vaccini non c'erano, 2 anni fa quando questa pandemia è scoppiata, e nel resto del mondo anche le scuole sono state chiuse, le abbiamo visto. Ma tu l'hai notata pure questa sottolineatura di Mario Draghi ieri in conferenza stampa? Perché io ho sentito dirlo 2 o 3 volte rispetto al passato, noi facciamo in un altro modo, o no? O sono solo io che l'ho notata? No.
No, non sei solo tu che l'hai notata. È evidente che il Presidente del Consiglio Draghi ha atteso a sottolineare l'importanza, importanza che tutti condividiamo, per carità, e su cui aggiungiamo effettivamente Lucia Azzolina si è battuta nel precedente governo, cioè quello di mantenere la scuola in presenza.